Benvenuti a Ship to Shore News. Costa affida McKinsey il recupero d'immagine. Al via un piano di 4 mesi per ricostruire la reputazione del marchio e la percezione della sicurezza sulle navi. Grimaldi sceglie un cantiere inglese. Il gruppo partenopeo si affida ad A&P Falmouth per il restyling multimilionario di 4 navi costruite da Fincantieri. Così si può salvare De Julemar. L'amministratore unico Maviglia svela la proposta che verrà presentata ai risparmiatori e annuncia l'arrivo di una nave dedicata a Torre del Greco. Negri a un passo dal controllo sul TDT. Il gruppo Compagnia Portuale di Livorno deve scegliere se cedere una quota del terminal container al socio genovese o privarsi dell'LTM e di metà CILP a favore di una cordata livornese. Grimaldi dalla Russia e ritorno con amore. La controllata Finnlines, dopo alcune toccate di prova, lancia un servizio quindicinale per il nuovo porto multipurpose di Ust-Luga. La Concordia non basta ad affossare le crociere. Il mercato continua a crescere e le potenzialità di sviluppo per il futuro rimangono ancora enormi. Gestione Maritime esporta il management in Croazia. Aperta a Rijeka la società Jessmar Tecnica che si occuperà di tutte le navi in flotta. Barbaro nel mirino di procura e finanza. Il gruppo armatoriale palermitano si difende da un'accusa di frode perpetrata mediante un giro di false fatture legato all'ordine di 6 petroliere in Corea. Nasce una cordata per il salvataggio di Pagnan. Davide Calderan alla guida della Newco Allibo Adriatico che intende rilevare e rendere economicamente sostenibili le attività della controllata di Cargill. Dalla Polonia un progetto di recupero per la Costa Concordia. Il cantiere Remontowa, uno dei pochi tra quelli polacchi uscito indenne dalla privatizzazione dell'era post-comunista, offre all'Italia la propria expertise nelle riparazioni. Il cantiere di Lech Walesa si rifà il trucco in attesa di tornare a festeggiare. Stocznia Gdańska, dopo la privatizzazione a favore di un'impresa ucraina, ha diversificato la produzione e programmato nuovi investimenti per rendersi nuovamente appetibile. Flotta elvetica all'arrembaggio. Sono una quarantina le navi mercantili che fanno capo alle 6 società di armamento svizzere DOC. Nuovi problemi di mafia al porto di Palermo. Le indagini di Procura e DIA costringono l'autority a revocare anche le concessioni di TCP e Port Italia da poco subentrate a Newport, coinvolte anche società genovesi. Per il trader è una vera pacchia. Il broker di DFR, azionista di River Lake Group, attivo in diversi settori dello shipping, spiega agli attu vincenti che fanno di Ginevra una location ideale. L'industria dei trasporti cresce in Italia. Confetra. In calo i traffici marittimi mentre cresce la modalità stradale anche se l'antitrust boccia ancora le tariffe minime. La sostenibilità dei trasporti marittimi e le soluzioni per gli scali al centro di una conferenza tenuta sia a Palazzo San Giorgio a Genova. Vediamo il servizio. Pochi mesi di tempo per iniziare le prime sperimentazioni di Enel per il microeolico sulla diga foranea, intorno ai 2 anni per arrivare alla elettrificazione delle banchine di riparazioni navali. Sono questi alcuni degli esempi con cui Genova traccia la strada della sostenibilità ambientale nei porti, emerse durante la Sustainable Maritime Transport Conference organizzata da ICSS Logistica a Palazzo San Giorgio, un'importante occasione per fare il punto sulle politiche europee del settore marittimo e sulla realtà portuale del capoluogo ligure. Abbiamo visto oggi nella nostra conferenza che si è tenuta quanto la Comunità Europea stia investendo in progetti proprio atti a innovare anche le navi e soprattutto la parte legata al combustibile, al carburante, per far sì che ci sia una migliore sostenibilità, appunto un minore inquinamento e quindi un maggiore attenzione all'ambiente. Il trasporto marittimo deve fare anche le sue riflessioni, perché in questo momento ci sono ancora delle cose sia nella progettazione delle navi che nella gestione dei porti che devono essere migliorate. Su questi aspetti si può dire che Genova sia certamente un laboratorio, perché a Genova ci sono tanto il porto principale del Mediterraneo e che tra l'altro su questi temi è partito molto, con molta energia, insomma, quindi il porto di Genova si sta molto attrezzando, è tra i porti verdi, insomma, tra i green ports, e poi Genova è sede di compagnie di navigazione, del RINA, del registro navale, quindi insomma di grosse strutture che possono dare un contributo. Genova lavora da tempo sul tema della elettrificazione e delle energie alternative, che possono diventare un'importante occasione di sviluppo. Abbiamo visto quali sono le modalità dei bandi che sono di prossima scadenza all'interno del disegno delle reti TEN, sia sul punto di vista progettuale più che realizzativo e dei progetti sperimentali. Da questo punto di vista Genova sta lavorando da tempo sul tema dell'elettrificazione, delle energie alternative. È un tema nel quale noi crediamo molto, sul quale il sistema italiano forse è ancora un po' indietro, ma sul tema delle propulsioni
alternative che possono essere un'opportunità ambientale ma anche un'occasione per ridurre il costo del combustibile, credo che si apra uno scenario nuovo che l'Europa sposa in maniera molto significativa e che mi auguro possa trovare benefici anche nel sistema italiano. Tra i gruppi fortemente impegnati sulla sostenibilità ambientale a Genova, la flotta Messina, che nel suo processo di rinnovamento ha investito molto in questo settore. È innanzitutto un progetto che parte dal rinnovamento della flotta delle navi di proprietà, le nuove costruzioni sotto bandiera italiana in corso di costruzione, in parte già consegnate, in parte in via di consegna, hanno tutta una serie di caratteristiche nel rispetto della normativa e dei minori consumi e dell'utilizzo di combustibile al di sotto di certi contenuti di zolfo. È tutta una serie di normative che gli organismi internazionali stanno immettendo nell'ambito dei diversi stati. E poi c'è l'aspetto terminalistico, dove anche qui accessoriamente a una serie di iniziative sempre legate a armamento terminalistico, ma nel caso specifico al terminal di Genova abbiamo fatto il primo impianto di energia rinnovabile fotovoltaica tramite l'IPC nostra controllata produttrice di pannelli fotovoltaici in Italia, Ferragna Solis. Per ulteriori approfondimenti consultate la nostra rivista online sul sito www.ship2shore.it. Ship2Shore News, usciamo dopo i quotidiani ma arriviamo prima sulla notizia.